La casa editrice indipendente è nata nel 1989, quindi ormai sono molti anni che combatte nel mondo dell'editoria indipendente e si è sempre occupata di cinema, forse molti ci conoscono per questa nostra anima di aver contribuito, speriamo, nella saggistica cinematografica universitaria ad alto livello. Sono un po' di anni però che abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta ai lettori, soprattutto aprendo una collana di narrativa che è stata un atto di coraggio anche oggi, soprattutto perché cerchiamo di fare un viaggio europeo e nella letteratura senza frontiere, quindi non abbiamo una scelta geografica precisa, ma piuttosto seguiamo lingue e letterature di tutte le parti del mondo per offrire davvero un viaggio senza frontiere nella cultura internazionale. E infatti uno dei nostri titoli di punta oggi viene proprio dalla letteratura gaelica, che è stato un testo letteralmente sepolto per un sacco di anni, perché è stato scritto in, eccolo qua, si chiama Parole nella polvere, da un autore gaelico che si chiama Martin O'Cadain, mi perdonerà sebbene non sia più tra i vivi, ma sia anche lui una parola nella polvere se ho pronunciato male il suo nome, ma lui è in Irlanda è davvero un fondatore della lingua, è stato amatissimo, però la sua scrittura è così complessa che per 60 anni nessuno aveva mai avuto il coraggio di tradurlo in inglese, quindi diciamo persino per ceppo culturale tra virgolette simile. E dopo che finalmente è uscita la traduzione in inglese, anche il nostro editore ha preso coraggio, diciamo così, perché è stato un atto quasi di incoscienza tra virgolette, e ha deciso di pubblicarlo in italiano, e quindi penso proprio che O'Cadain sarebbe molto contento di essere stato tradotto nella lingua di Dante, che lui amava moltissimo. Io nella casa editrice mi occupo di comunicazione, sono l'addetto stampa, e quindi dovrebbe, insomma, attraverso di me tutte queste opere dovrebbero arrivare alla stampa e quindi ai lettori, anche attraverso i nuovi media. La nostra casa editrice è presente sui canali social di Facebook e di Twitter, quindi insomma attraverso i social network sicuramente la mia azione di comunicazione sui, diciamo, i mezzi tradizionali ha un'amplificazione eccezionale, molto molto importante, per cui per fortuna che insomma possiamo rimbalzare anche sulla rete. La casa editrice è una casa editrice diciamo medio piccola, una decina di dipendenti in tutte le funzioni, dall'amministrazione all'editore. Abbiamo dei collaboratori esterni ovviamente per quel che riguarda traduzione, beh, poi le forniture principali di stampa eccetera, però diciamo che cerchiamo di accentrare le funzioni culturali all'interno della casa editrice, quindi la redazione è interna, l'ufficio stampa è interno, il grafico è interno, questo valorizza molto la comunicazione appunto interna della casa editrice e anche diventa un valore di scelte condivise, non è solo una produzione seriale, ma è ogni testo è voluto da tutti, ecco, e c'è un lavoro collettivo molto importante per noi. Progetti futuri, sicuramente le operazioni più importanti riguardano sempre la collana di Senza Frontiere, perché richiede uno sforzo sia culturale, di andare all'estero, trovare nuovi interlocutori, e anche economico, perché comunque tradurre dal gaelico ovviamente rappresenta uno sforzo economico importante per la casa editrice. Abbiamo nel catalogo scrittori italiani, ma sono appunto di catalogo, quindi abbiamo fatto un grande lavoro di recupero, penso a Lalla Romano, a Marcello Venturi, ma dalla 2018 vorremmo aprire anche agli inediti, questo è sicuramente una sfida ulteriore perché è molto complesso, soprattutto anche in libreria, farsi conoscere, farsi in qualche modo portatori di valori e di fiducia dal libraio, a cui noi teniamo molto, insomma, il suo sguardo è il nostro obiettivo importante, ecco.